Mio Dio, mia luce in cui trovo riparo, mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. Nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai a mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido. Stese la mano dall'alto e mi prese, mi sollevò dalle grandi acque, mi liberò dai nemici potenti, da coloro che mi odiavano ed erano più forti di me. Mi assalirono nel giorno della sventura, ma il Signore fu mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuol bene. Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosantum Concilium. Come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha inviato gli Apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio, con la sua morte e risurrezione, ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte, e ci ha trasferiti nel regno del Padre. Bensì, dovevano anche attuare l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti, attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo, con lui morti, sepolti e risuscitati. Ricevono lo spirito dei figli adottivi, che ci fa esclamare Abba, Padre. E diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Allo stesso modo, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando Egli verrà. Perciò, proprio nel giorno di Pentecoste, che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo, quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati ed erano assidui all'insegnamento degli Apostoli, alla comunione fraterna nella frazione del pane e alla preghiera. Lodando insieme Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo, da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in assemblea per celebrare il mistero pasquale, leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile, nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Il Signore vi dia pace. E con questo saluto di San Francesco che vorrei dare qualche piccola suggestione riguardante la preghiera di questa sera. Siamo di fronte al Salmo 17, uno dei salmi della fiducia più belli, più profondi, che andrebbe pregato più volte, anche nella giornata, ma soprattutto quando nella nostra vita ci sono problemi, ci sono affanni. Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore fu mio sostegno. Mi portò al largo, mi liberò perché mi vuole bene. E poi ancora quest'altra espressione, nel mio affanno invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio, dal suo tempio ascoltò la mia voce, al suo orecchio pervenne il mio grido.
Fratelli e sorelle, pregare con la parola è forza nella nostra vita, e tanto più questa parola può avere efficacia in noi, nello spirito, tanto più la crediamo. Allora, nella vita, quando siamo sopraffatti dalle inquietudini, dalle malattie, dalle sofferenze, da tante problematiche, pregare la parola con fiducia. A che serve leggere un salmo così se non lo facciamo penetrare nel nostro cuore, se non crediamo che questa parola è scritta nello Spirito e che solo la forza di salvarci, di liberarci, di sostenerci, stese la mano dall'alto e mi prese, prende ciascuno di noi, mi sollevò dalle grandi acque. Guardate, non c'è una pericope, una frase di questo Salmo 17 che non inviti non solo alla preghiera di fiducia, ma soprattutto alla preghiera di lode. E anche per venire al Magistero che è legato a questo Salmo 17, vedete, si parla del battesimo, perché il battesimo è il sacramento cardine, costitutivo della vita cristiana. Tutte le vocazioni nascono nel battesimo. Riceviamo la cresima, l'eucaristia, perché battezzati. Ci sposiamo perché battezzati. Si diventa sacerdoti, diaconi, vescovi perché battezzati, religiosi, religiose. È il sacramento che ci inserisce, che ci innesta nella vita stessa di Dio. Ci rende membra del corpo di Cristo. E proprio ieri, celebrando qui in questa cattedrale due battesimi, ricordavo quello che dice San Paolo, e qui è riportato nelle lettere ai Romani: non pensiamo mai che il battesimo è una morte, perché nel battesimo noi moriamo nel peccato di origine e al peccato di origine per risorgere con Cristo. E ogni giorno noi dovremmo ritornare alla memoria del nostro battesimo e chiederci, e chiedere al Signore: a che punto è il mio battesimo? Che ne ho fatto di tanta grazia? Di una grazia che Paolo dice ci fa esclamare Abba, papà. Non c'è religione, guardate, come la nostra, che ha un Dio che può essere chiamato papà, che ha un Dio che si incarna per morire per amore nostro. E questo è chiaro, lo si comprende nello Spirito, in quello Spirito che il Signore effonde a Pentecoste, che celebreremo questo fine settimana. Qui in cattedrale ci saranno le cresime, quello Spirito che il nostro Vescovo Domenico poi invocherà sul nostro caro Luca il 12 di giugno, come un anno esattamente fa accadde anche a me, ed è uno Spirito che libera, che sostiene, che dà forza, che ci fa sentire che siamo parte della Chiesa, in comunione nella Chiesa. A che serve vivere la vita di grazia, la vita cristiana, se poi feriamo la comunione, se poi manca la comunione, che è l'elemento costitutivo della vita cristiana? Vedete come conclude il documento di Paolo VI? Da allora la Chiesa, dagli inizi, dalla Chiesa apostolica, mai tralasciò di riunirsi in assemblea, cioè in comunione. Anche questo sacramento noi lo chiamiamo comunione, e ci sarebbe da domandarci ogni volta che veniamo all'altare: con chi facciamo comunione? Solo con noi stessi, col nostro Dio, o lo facciamo anche con chi ci vive accanto? Perché è con me nel corpo mistico di Cristo. Leggendo in tutte le scritture ciò che lo riguardava. Paolo è chiarissimo in tutte le sue lettere. Il centro della vita cristiana è Cristo. Se noi non portiamo l'attenzione su questo mistero, se ogni nostra azione non è fatta in Cristo, non vi è vita cristiana. Lo dice anche questa espressione. Paolo lo dice: Cristo
sia il centro della nostra vita, in qualsiasi condizione viviamo. Celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono resi presenti la vittoria e il trionfo della sua morte, e rendendo grazie a Dio per il suo dono ineffabile nel Cristo Gesù, a lode della sua gloria, per virtù dello Spirito Santo. Amen. Rendiamo allora lode, grazie al Signore, per averci fatto nascere cristiani, per essere battezzati, perché essere battezzati è veramente fierezza. Non c'è nulla al mondo, nessuna condizione, che possa essere grande come quella di chi ha ricevuto il Santo Sacramento del Battesimo. Ed ora, prima della parte eucaristica, vi invito a pregare con una di queste frasi. Chi se la sente, la faccia sua. Stese la mano dall'alto e mi prese. Prego. Quella che sentite più consona al vostro. Al simbolo, agli insegnamenti degli apostoli, alla comunione fraterna. Solo il salmo, se fosse possibile. Il salmo. Preghiamo il salmo. Nell'angoscia che dai al mio Dio e dal suo tempio ascoltò la mia voce. Ti amo, Signore, mia forza. Mi portò all'alto, mi liberò perché mi vuol bene. Mi assalirono nel giorno di sventura, ma il Signore non mi sostiene. Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Il mio affanno, Signore, io ti invoco, ascoltami. Ti amo, Signore, mia forza. Per Cristo, nostro Signore.